The New Stories. La tua informazione libera. Tiziano Bianchi, noto giornalista e blogger del settore enologico, è stato trovato morto nella sua casa a Brentonico, in Trentino. Accanto a lui è stata rinvenuta senza vita anche la madre ultracentenaria, Lidia. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per cercare di ricostruire l'accaduto. Secondo le prime informazioni, la madre di Bianchi è stata trovata nel suo letto, probabilmente deceduta per cause naturali. Non si esclude che il figlio possa aver avuto un malore fatale dopo aver scoperto la morte della madre. La drammatica notizia ha scosso l'intera comunità. Tiziano Bianchi, 59 anni, era molto conosciuto nella zona, essendo stato uno dei fondatori di Sky Wine, Quaderni di Viticoltura e di Trentino Wine. Su social media, Bianchi si descriveva come un giornalista e blogger con uno sguardo curioso, e a volte provocatorio, verso le politiche agricole. Aveva collaborato a lungo con il quotidiano L'Adige. Bianchi è stato trovato a terra nel vialetto da un vicino di casa, e ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. Madre e figlio vivevano insieme nella casa di Brentonico, dove sono stati trovati. Le forze dell'ordine e la magistratura stanno lavorando per determinare con precisione le cause dei decessi. Nel frattempo, sui social media, molte persone che conoscevano la coppia stanno condividendo ricordi e riflessioni sul loro legame profondo. Si vede che non potevate vivere uno senza l'altro. Adesso vi immagino mentre proseguite i vostri battibecchi da un'altra parte. Buon viaggio, ci mancherete, ha scritto un conoscente. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.